Con la prima gravidanza ho scoperto di soffrire di diabete gravidico, quindi sono state un po' impegnative perché dovevo fare sempre controlli, prendere medicine e poi essendo anche grassa, insomma per vari motivi ho dovuto partorire entrambe le volte col taglio cesareo. Per quanto riguarda il diabete, sì, perché sono stata seguita dal centro diabetico del geriatrico e sì, ho trovato dei medici sempre disponibili, che mi hanno aiutato, cioè da quel lato lì non ho avuto problemi, proprio ho trovato molta professionalità. Ecco, nel momento del parto trovarmi ricoverata lì dove non conoscevo il ginecologo, eccetera, è stato un po' diverso. Mi sono sentita un po', non dico un numero perché ovviamente ci sono migliaia di persone che passano, però non mi sono sentita interiormente, intendo, protetta, tra virgolette. Non sapevo, lì non c'erano i medici che mi parlavano, che mi spiegavano. Comunque, dopo il parto, risvegliata al parto, le cose sono andate bene, non ho avuto problemi, quindi non ci sono state conseguenze.